Now you have a job. How do you feel? I'm very happy. Grazie, I'm very very happy. È indubbiamente una storia a lieto fine quella di Iboji, un nigeriano che ha sostato di fronte a questo store per 6 lunghi anni vendendo fazzoletti. Lo store che vedete alle mie spalle, poi ha deciso di offrirgli un lavoro. Per un suo atto di coraggio, questo ragazzo ha fermato un ladro. Il quarantenne da 6 anni in Italia, sposato e con 3 figli piccoli, si guadagnava da vivere facendo l'ambulante di fronte al noto store. I dipendenti lo avevano sempre trattato come uno di loro. Il 3 luglio scorso il quarantenne vede entrare un cliente, un 48enne italiano, con una borsa vuota e uscire poco dopo con la borsa piena di oggetti, ma dall'uscita riservata a chi esce senza acquisti. Prova a dirgli di tornare indietro e pagare, ma lui per tutta risposta lo prende a pugni. He has been coming every time, yeah. I speak him, I respect him because he's an Italian. I told him to stop. If not, I will hold him, I will call Carabinieri, call police. Mi sono trovato nella situazione in cui questa persona, che io avevo già visto altre volte, aveva uno zaino abbastanza gonfio. Gli ho detto di fermarsi, lui non si è fermato, io a quel punto l'ho afferrato, c'è stata una colluttazione, lui mi ha preso a pugni e è scappato, però questa è stata l'evidenza che lui aveva della refurtiva e poi è stato arrestato. E questo lavoro per me rappresenta la felicità, per me e la mia famiglia. Adesso Obi Italia, sottolinea una nota aziendale, ha deciso di assumere Iboji presso il suo punto vendita di Arezzo, dopo appunto aver sventato il furto. Si è trattato di un gesto di grande responsabilità che gli è valso anche un riconoscimento da parte del questore di Arezzo. Adesso sto facendo un corso sulla sicurezza per questo mio nuovo lavoro, che è importante, è necessario. Sono molto felice di apprendere le cose che mi stanno insegnando. Important to me as well.